Ciao Ninetti, bentornati nel nuovo video. Oggi insieme realizzeremo una creazione a tema natalizio utilizzando la resina UV Creation, che è la resina della Resin Pro, una resina stralucida che vi consiglio tantissimo di acquistare perché rimane veramente iper lucida. Potete inglobare creazioni all'interno o stickers e non preoccuparvi assolutamente del fatto che si possano vedere o meno, perché rimane molto lucida e trasparente. E la creazione che andremo a realizzare verrà inserita in questo bellissimo Basil Charm che mi è stato mandato sempre da Resin Pro, ed ho quindi deciso di realizzare con voi questo piccolo tutorial sia per quanto riguarda l'utilizzo della resina UV e sia per quanto riguarda le piccole creazioni che ci andremo a fare all'interno. Infatti per questo tutorial ci serviranno soltanto due pezzettini di pasta, o un pezzettino di pasta bianca o bianco glitterato. Infatti io in questo caso sto utilizzando il bianco glitter, che è esattamente quello della Fimo ed è il numero 052, e poi utilizzeremo anche, almeno io utilizzerò anche, voi potete decidere di fare anche qualcos'altro o fare esattamente ciò che vi sto facendo vedere, e poi utilizzerò quindi anche del color verde. Questo è un color verde che avevo realizzato io con del blu e del giallo, quindi non vi sto a dire che colore ho utilizzato, e mi servirà anche qui per una creazioncina che ci andrà all'interno questi bellissimi glitter barra scaglie di pigmento che trovate da Sparkly Treasure Shop. Questi sono i Let It Go, vi lascio qui sotto nell'info box ovviamente il link di tutti i prodotti che ho utilizzato, in modo che se volete acquistarli potete andare lì, cliccare e acquistarli. Quindi troverete il link della resina UV Resin Pro, troverete il link di Basil, troverete il link anche di glitter e pigmenti che utilizzeremo. Io utilizzerò quindi questo qui, che è davvero troppo bello e secondo me riproduce in modo fedelissimo l'effetto neve e ghiaccio. Poi utilizzeremo questi qui, che sono davvero carinissimi. Anche questi qui sono di Sparkly Treasure Shop e sono delle stelline tutte olografiche, e quindi ho deciso di mettere anche qualcuna di queste, non tantissimo, ma qualcuna anche di questa. Per quanto riguarda gli attrezzi invece utilizzerò, voi potete utilizzare anche semplicemente solo questo, ovvero uno stuzzicadenti e uno spillo che io ho poi modificato con del Plastimorph per realizzarvi una specie di manico, e questo qui di solito lo utilizzo solo quando vado a realizzare delle creazioni davvero molto piccole come quelle in questo caso. Ok, rieccoci, ci siamo. Ho messo già la base su un stampo, sul retro di uno stampo in silicone, in modo che rimanga bella compatta. Le nostre micro creazioni sono cotte, eccole qua. E adesso non ci resta che fare prima di tutto il primo strato di resina e lasciarlo asciugare. Ok. Con un pennello stendo questo primo strato di resina, cercando di non spostare tutta la creazione ovviamente, perché altrimenti è un po' un casino. Ok. E la vado a mettere nel fornetto UV per un minuto. Ecco qua, abbiamo fatto il primo strato, in questo modo noi possiamo iniziare ad alzare la nostra creazione ed essere sicuri che possiamo appoggiare tutto, infatti questo è il primissimo strato, e adesso ci andiamo a posizionare sopra glitter e creazioni in base a proprio dove le vogliamo mettere. Prima di tutto vado a fare un piccolo strato di resina UV, in modo che tutte le nostre creazioni e anche e soprattutto i glitter rimangano attaccati per bene, quindi proprio uno strato sottile, tanto ci serve veramente come colla, perché poi l'altra resina ce la mettiamo da sopra. Ecco qua,
Adesso andiamo a fare il primo strato, che è quello della neve, tra molte virgolette, cioè quello che creiamo con i glitter, anzi con le scaglie di pigmento, si chiamano queste, di Sparkly Treasure Shop. Un po' con il mio fantastico cucchiaino dell'eleganza. Chi non sa cos'è il cucchiaino dell'eleganza, lo scriva qui sotto nei commenti. Poi facciamoli scendere un po', che sono saliti. Mettiamone ancora un po', perché non sono soddisfatta del risultato, sono un po' pochi. Ok, per iniziare questi possono bastare, lo spostiamo un po' con lo stuzzicadenti perché voglio che ovviamente sembri neve, quindi in un certo senso la base sia piena. Ok, e andiamo a metterci su il nostro piccolo alberello di Natale, più al centro, così. E poi il pupazzo di neve invece lo mettiamo per così, facciamo aderire un pochino meglio. Poi facciamo di nuovo uno strato superiore di resina V. Quindi ne mettiamo un po' di più, perché questo è lo strato che andrà a coprire tutta quanta la nostra creazione e ci aiutiamo sempre con un pennellino per farla andare ovunque la resina. Se si spostano glitter non vi preoccupate, cercate solo di non coprire ovviamente le creazioni. Qua si è già messa tutta, perfetto. Ok, vi ho cambiato un po' visuale perché credo che prima si vedesse davvero poco. Allora, l'alberello lo sposto un po' più giù perché ovviamente l'alberello sta tra la neve, e così anche il nostro pupazzetto di neve. Ok, prima di continuare andiamo a prendere invece le stelline, che sono queste qui, quelle che vi ho fatto vedere all'inizio, tutte bellissime olografiche, sempre di Sparkly Treasure Shop, e ce le andiamo a mettere un po' sparse come decorazione essenzialmente. Ne mettiamo un po' qui, qui in alto, poi ce le mettiamo anche sull'alberello, se riesco ne vorrei mettere anche una sulla punta proprio dell'albero. Aspettate che ne sono andate troppe, ecco, qui va benissimo, quella sulla punta anche ci sta benissimo. Un'altra grande la mettiamo qua e direi che può bastare la nostra creazione. Guardate, ed è bellissima. Adesso la vado a mettere un'altra volta nel mio fornetto V, ancora una volta per un minuto, e poi la vediamo tutta pronta. Nel frattempo che l'altra creazione finisce di asciugare nel fornetto V, volevo farvi vedere quest'altra creazione in resina V che ho realizzato proprio poco fa, e ve la faccio vedere perché ci tengo tantissimo. Ho realizzato questa micro Sailor Moon, vedete, molto stilizzata essendo così piccola, però è veramente piccolissima, credo sia veramente un millimetro, tutta la bambolina sarà un millimetro e i capelli magari arrivano a due, però insomma è piccolissima e volevo provare a fare questa cosa, insomma non so, la tengo per me ovviamente, non ci farò niente di che, ma volevo provare a creare una mini Sailor Moon e niente, ci tenevo a farvela vedere anche qui nel video. Ma adesso andiamo a prendere dal fornetto la nostra creazione. Tadan! Ecco qui la nostra creazione natalizia in resina V e creazione in fimo. È completamente cotta, non è appiccicosa, e ci tengo a dire una cosa. Ho notato che se utilizzate la torcia V la creazione rimane parecchio appiccicosa, ma se non utilizzate la torcia V ed utilizzate invece un fornetto V, che quindi è molto più forte, la creazione non rimane assolutamente appiccicosa. Infatti le mie non lo sono. E abbiamo realizzato insieme quindi questa creazione a tema natalizio che rimane trasparente, così potete guardarla sul cielo dalla vostra finestra e vedere qui il cielo vero. Quindi questa è la nostra creazione, a me piace tantissimo, la resina rimane, vedete, molto lucida, l'effetto con questi è bellissimo, le stelline fanno tanta luce. E niente, io sono davvero stra soddisfatta del risultato, spero possa piacere anche a voi e spero che questo effetto possa esservi utile per creare delle collanine natalizie, per creare dei ciondolini da regalare come regalo di Natale ai vostri amici, ai vostri parenti, o perché no, ci mettete un fiocchetto, un gaccino e li attaccate al vostro albero di Natale. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che in questo video abbiamo realizzato la resina V Resin Pro, e vi ricordo anche che tutti i link per acquistare tutto quanto quello che ho utilizzato li trovate qui sotto nell'info box. Io vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!